La ministra Bonetti ha finalmente firmato il decreto che darà la possibilità ai papà soli e in difficoltà economica di poter provvedere al pagamento degli alimenti all'ex e ai figli. L'assegno può arrivare fino a 800 euro al mese per la durata di un anno, che quindi sono 9.600 euro in totale. Il nuovo assegno era già contenuto nel decreto sostegni di maggio del 2021, ma era stato considerato inapplicabile e quindi era stato poi praticamente riscritto perché venivano menzionati i separati e i divorziati, ma non le coppie di fatto. Così alla fine, dopo tante ma tante peripezie, è arrivato il contributo per i genitori che non riescono a pagare l'assegno di mantenimento. Per richiederlo, il reddito del richiedente nell'anno in cui si chiede il sostegno deve essere inferiore o uguale a 8.174 euro. Poi il richiedente deve aver ridotto, cioè proprio scritto così, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a partire dall'8 marzo del 2020 per una durata minima, quindi minima, di 90 giorni, o per una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello che era stato percepito nel 2019. Come vi avevo detto, quindi l'assegno sarà pagato in una unica soluzione con 800 euro al mese per un massimo di un anno. Come si legge nel testo riportato da Il Messaggero, e c'è proprio scritto così, il contributo spetta al genitore in stato di bisogno che deve provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi che non abbiano ricevuto del tutto o in parte l'assegno di mantenimento a causa dell'inadempienza del genitore. Quindi finalmente lo Stato italiano si è accorto, si sono accorti i nostri politici, che anche i papà da soli alle volte non riescono a pagare gli alimenti per gli ex e per i figli. Quindi un grande cambiamento finalmente arriva ad agosto del 2022. Voi cosa ne pensate di questo grande cambiamento che finalmente è arrivato e qualcuno da Roma se n'è accorto? Sono proprio curioso di sapere i vostri pensieri. Come sempre, per altri aggiornamenti, solo sul mio canale di YouTube.